vengono divulgati mezzo stampa e mezzo media a tutto il mondo, quindi grazie al cielo tutti ne sono poi a conoscenza. E il 13 maggio 2015 ha Onorevole Ascani, chiesto, gentilmente, grazie. Prego, signor. ha annunciato altri 4 miliardi di euro, che in tutto sono 7 miliardi rispetto ai 40 milioni stanziati dal provvedimento all'esame. Allora l'impegno che davanti a un governo normale bisognerebbe avere è che questi annunci venissero rispettati, soprattutto nei confronti di quelle persone che pagano dei soldi per le vostre feste dell'unità e che poi devono sorbirsi anche delle promesse mancate. E quindi l'impegno era proprio quello di mantenere queste promesse entro il 31 dicembre 2016. Parlerei con un governo normale chiedendogli di cambiare opinione, cambiare l'impegno e decidere per l'appunto di approvare l'ordine del giorno, ma ci ritroviamo nella surrealtà, nella fantasia più totale, nella virtualità di avere un governo che non mantiene neanche gli impegni con il proprio elettorato, quindi lo metto in votazione. Grazie. Grazie, la votazione è aperta con il parere contrario del governo, numero 41, Sorial. Piepoli. Archi. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 369, votanti 367, astenuti 2, maggioranza 184, favori 115, contrari 251, la Camera respinge. Onorevole Sibilia, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha terminato anche il tempo aggiuntivo che è stato dato dalla Presidente della Camera. Ovviamente gli ordini del giorno su cui ci sono riformulazioni, darò la parola per un minuto per dire se. Va bene, vediamo, onorevole Soria, come così, con Sibilia, come evolve la situazione. Onorevole Duva è accolto come raccomandazione. Va bene. Onorevole Castelli è favorevole, quindi presumo che vada bene. Onorevole De Rosa, c'è una proposta di riformulazione. Sì, Presidente, visto che abbiamo assistito a una farsa per tutto il giorno, non accetto la riformulazione e lo mettiamo in Bene, la votazione. ringrazio. Col parere contrario del governo, 44 De Rosa, la votazione è aperta. Di Benedetto. Eccola. Bene. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 382, votanti 380, astenuti 2, maggioranza 191, favori 101, contrari 279, la Camera respinge. Carinelli.